Buon livello questa Uchi Seto. Sì, questa è una giocatrice che comunque deve giocare palla spinta, come abbiamo visto, ecco, mettendola in difficoltà in ricezione, dopo sarà molto più semplice, va a gestire la difesa di una palla alta di questa giocatrice. La difesa di Mazzini, deve alzare il repice, lo fa in posto 1 per Fiore che picchia molto forte, in qualche modo riesce ad opporsi Olbia, di nuovo ad attaccare il repice, ancora la difesa di Spinello che la tiene con il libero Barbagallo e poi il numero 11 Sos, poi Mazzini la deve mettere dall'altra parte, allora c'è la possibilità per Olbia di attaccare, lo fa però in maniera non definitiva, allora ci prova ancora Fiore ad alzare la parabola, ecco che... Tante non resettare 0-0, si ricomincia dall'inizio. Ci fa vedere anche Barazza che svieto Giulia Kotlar, che ben aveva fatto nel precedente match interno contro la Ubibanca San Bernardo. Pascucci, la difesa del numero 11 Sos, poi la stessa Pascucci con una vistosa... Questo secondo set, ma ne rimangono altrettante da annullare per Perugia, se vorrà andare ai vantaggi. Spinello va a servire Kos e assegno Nicolet Sos per il 25esimo di Olbia, che forza anche di guadagnare qualche punto per andare avanti per prima lei, cosa che non è avvenuta né nel primo né nel secondo set. Arriva attiva per molte delle sue atlete dal punto di vista individuale, ha fatto gran fatica nel trovare la giusta, giusto schieramento per opporsi a questa golem che davvero oggi sta facendo cose più che egregie sul terreno del Palo Evangelisti. Si gioca, non passa l'attacco di... Certo, adesso è molto dura. È molto dura e bisognerebbe... un miracolo ci vorrebbe. Fiore non passa e con questo muro vincente di Olbia si chiude questa prestazione di Perugia davvero deficitaria.